Come ha sottolineato Paola Trevisan nel discorso d'apertura, Imaginary Journeys è un insieme di forza, fantasia e talento, sviluppato in una variegata scala di sfumature ed espressioni, dalle quali risulta un percorso tanto variopinto quanto armonico. First of all, thank you for being here. Like always, I know you come from all over the world. You come from very long. You did very long trip to be here. And it's an honor to work with you and to have you here. And all I did here, the exhibition, the installation, and the guys upstairs, etc., it's all for you, because I want to give you the best welcome. And I really hope you enjoy everything, you enjoy the show, you enjoy everything. And also I want to thank the artists who are not physically here, but with the artworks. And so thank you again for your work. I really love all artworks here. I love the way you get deep into the theme I choose every year. So the imagination theme is very inspiring. It's inspiring for me, but it's always very inspiring for you as well. Let me also thank Adam Balog, because the idea of this theme came from an artwork made from Adam. I think it's very, like always, it's very variegated. I mean, and I think it's good to have a variegated variegated styles and paintings and sculptures, because it's very inspiring also for me to see what you do. And the quality of the show for me is very good, it's very high, like last year, of course different, but very high, and hope you enjoy it. And anyway, thank you again for the good quality of the works you brought, and because this beautiful exhibition has been made thanks to all of you. So, thank you. A corollario dell'inaugurazione, Paola Trevisan ha anche voluto tributare alcuni riconoscimenti a partecipanti che si sono particolarmente distinti, come Darren Tal, Kitty van der Riet, Siklin Bethley, Michelle Kraus, Rosa Mascarell, Steffi Kaschlik, Saadia Bahat, Tom Lindhout, Keith Moran e gli assenti Mark Ward e Hyde Kavabata. Di fronte al percorso composto dalle opere presentate, pittoriche, scultoree, fotografiche e digitali, scrive Paola Trevisan sul catalogo della mostra, ci inebriamo di vivaci colori e di gioiose libertà formali, ma anche di lirici ed evocativi scenari paesaggistici che ci accompagnano all'interno delle fascinose sale dell'imbarcadero del Castello Estense. Gli artisti, tramite il loro personale linguaggio espressivo, sanno dare vita al gioco magico delle forze che vivono ed agiscono nelle opere, superandone i confini fisici in un coinvolgimento dello spazio, delle immagini, dei colori e delle pulsioni.
Sono lieta che questa mostra sia divenuta un importante evento autunnale dove artisti, critici e pubblico hanno il piacere di incontrarsi e di condividere non solo la passione per l'arte, ma anche la grandezza storica e culturale di una città affascinante come Ferrara. Ed ancora una volta Ferrara è orgogliosa di ospitare una manifestazione d'arte internazionale di qualità che inevitabilmente saprà catturare ognuno di noi in un percorso dal forte coinvolgimento emotivo. L'esposizione Imaginary Journeys proseguirà fino a domenica 1 novembre dalle 10 alle 19 nelle sale dell'Imbarcadero del Castello Estense di Ferrara, ingresso libero.